La mia prima volta con i windsurf è stato un disastro, addirittura non ne volevo sapere niente. Poi mio padre, che è un grande sportivo, mi ha fatto capire che poteva rispecchiare davvero il mio carattere. Certo che essere campionessa del mondo nell'anno delle Olimpiadi mi dà una carica psicologica niente male. Però questo fa parte del passato e io voglio pensare al futuro, cercando naturalmente di migliorare sempre di più la mia forma fisica. D'altronde i titoli mondiali sono importanti, ma durano soltanto un anno, mentre una medaglia olimpica è un riconoscimento che ti porti dietro per sempre. Io corro, mi alleno, il segreto del mio successo? Prima di ogni gara mi rilasso ascoltando della musica, poi entro in acqua e mi scateno. Se sono superstiziosa, no. Mi metto solo lo stesso costume e compro un santino ad ogni regata. Le regate mi portano lontano da casa, ma non per questo trascuro i miei affetti. E ogni volta che ritorno è sempre una festa. Allora, che cosa farò da grande? Non lo so ancora. Sicuramente continuerò ad essere una velista e mi piacerebbe in un futuro trasmettere la mia esperienza ai giovani. Io non potrei vivere senza stare in acqua. L'acqua è il mio elemento. Posso cantare, urlare, giocare. Mi sento come un delfino.